basta la sigla. Sigla in pagina, ragazzi. Sigla, eh? Senta sigla. Senta sigla. Mi fa un certo effetto. Siglare. Senta sigla. È una specie di uovo di Colombo questo, cioè non è nemmeno un progetto, non esageriamo, cioè è l'uovo di Colombo. Bisognava ovviamente risolvere i problemi impellenti sul piano delle necessità. Una è quella delle riparazioni navali. Guardate che lì, quello che noi continuiamo a chiamare l'isola delle riparazioni, Molociano per capirci, quell'area lì, è una delle aree, anzi è certamente l'area più straordinaria nel Mediterraneo. Quando nel Mediterraneo, e forse non solo, qualcuno può fare una cosa che nessuno sa fare, guardate che viene a Genova, vi assicuro, lo faccio anch'io, quando devo fare un pezzo strano che nessuno sa fare, vado nel porto di Genova. L'attività nautica legata anche alla fiera, alla fieristica, ma anche semplicemente alla nautica, è ancora fiorentissima. E anche lì, guardate, che quando nel Mediterraneo uno cerca un porto sicuro dove riesce a fare manutenzione come si deve, eccetera, eccetera, è ancora Genova. Quindi è vero che Genova si colloca geograficamente, storicamente. Io lo ripeto di volta, guardatevi la carta geografica dell'Europa, guardatevela bene, e scoprirete che Genova in qualche maniera è quasi al centro dell'Europa, pur essendo ancora sul mare. Questa idea di prendere l'occasione di un trasformare, non certamente di un far soffrire la fiera, ma trasformarla in una cosa che diventi il centro nautico più importante del Mediterraneo e lo resti, è anche questa una necessità. Bisogna dare il mare a Genova. Abbiamo cominciato sfruttando la genovese l'Expo colombiana, tra l'altro, piccola parentesi, mi rammento che l'unica Expo che io sappia dove non si è sprecato niente è proprio quella di Genova, perché a Genova non si spreca niente, come è noto, quindi non abbiamo buttato via niente. Ma provate un attimo a immaginare cosa succede se quella passeggiata, quel rapporto con l'acqua continua e la porta si bene e continua, viene avanti per 2 km e mezzo a raggiungere la foce, la famosa foce, o se no fate la rovescia, provate a immaginare che Corsa Italia, arrivata alla foce, non si ferma, continua e lungo l'acqua continua a raggiungere il centro storico. Ecco, questo non si può chiamarlo un bisogno, ho capito, ma questa è la bellezza di Genova, questo è il destino di Genova, ritrovare, non sono cose poetiche, hanno a che fare con il tema dell'identità di una città, la bellezza di una città, che è essenziale, l'affetto per una città. Ecco, allora questa idea di fare, di tagliare l'acqua, di riportare l'acqua dove già c'era, perché lo sanno tutti, lì c'era l'acqua, ci sono dei documenti storici, sono anche messi qui dentro, è ovvio che c'era dell'acqua lì. Quindi riportarla con questa sequenza di darsi, perché guardate che chi parla di canale sbaglia. Quando l'acqua è larga 40, 50, 60 metri, come questa, è larga come la darsena storica che abbiamo a Genova. La darsena storica è 50 metri. Cioè, quindi stiamo parlando di acqua, non sono canalini piccoli. Cioè, quando si immagina questo fatto, che si riporta l'acqua dove c'era, e qui, a questo punto, per questo parlo di uovo di Colombo, non c'è niente di straordinario in questa idea, è banale questo. Però è semplice da fare. Portare l'acqua dove già c'era è molto più facile che mettere la terra dove c'è ancora la mano. Quindi non stiamo parlando di un progetto megalomane folle, non ha nulla a che fare con l'utopia. Per questo abbiamo chiamato il blueprint, che poi come si chiamano i disegni quasi esecutivi, insomma, quando si pensa di costruire le cose, si fa il blueprint. Non è un sogno, non è un'utopia. A parte che non ce l'ho con le utopie io personalmente, perché poi a volte vengono in realtà. Io mi farei anche un po' fare da parte. Chi entra in un gioco, talenti nuovi, giovani, bisogna fare dei concorsi. Bisogna fare dei concorsi e cominciare subito a fare dei concorsi. Non dei concorsi generali, così che sia, no, farlo specifico, nello specifico. Perché guardate che l'Italia è Genova, è piena di talenti giovani, gente che non aspetta altro. Architetti, ingegneri, c'è un sacco di gente. Quindi non mi spiace questa idea, lo trovo, e non è una roba di, diciamo, politicamente corretta, non ha nulla a che fare con questo, ha a che fare con il fatto che ci credo davvero.
la sua vita.